Per l'opinione equestre oggi ci troviamo a Pinerolo e siamo in compagnia del generale Angelo Di Staso. Grazie per essere qui con noi, onorati, un piacere conoscerla. Il piacere è mio. Allora, un grande nome nell'equitazione, tant'è che sta per inaugurare la prima scuola nazionale di equitazione. Ma diciamo è la prima, la scuola nazionale di equitazione. È un proseguimento di quello che è stato qui a Pinerolo, che tutti conoscono, perché l'equitazione è nata a Pinerolo. Dicevo prima che dal 43 tedeschi qui a Pinerolo, la scuola è stata chiusa, perché ovviamente cavalli, cavalieri, mezzi trasferiti in Germania e quindi si è chiuso la parentesi pinerolese. È stato ripreso il tutto nei primi anni del 50, grossi concorsi qui a Pinerolo. Poi per motivi vari si è chiuso completamente. Poi è arrivato un tizio che si chiama Di Staso, ha preso in mano la situazione. Per collegarmi col passato ho messo su un'organizzazione e tutti gli anni fino al 2011 ho organizzato un concorso ippico internazionale. Ci siamo fermati, finalmente grazie alla partecipazione del Comune, della Regione Piemonte, ma in modo particolare dell'Avvocato Agnelli, perché l'Avvocato Agnelli è stato anche un ufficiale di cavalleria qui a Pinerolo. Grazie a lui e grazie all'impegno del primo presidente della FISE, Checcoli, abbiamo riportato la scuola qui a Pinerolo. Finalmente, il giorno 4, il nostro sindaco ufficialmente presenterà all'opinione pubblica questa scuola. E noi faremo il possibile per esserci, generale. Siete già impegnati, vi aspetto. Bene, la ringrazio. Allora, ha citato lei stesso la FISE. Noi, come opinione questa, ci stiamo occupando dei centri ippici e stiamo facendo un viaggio attraverso le regioni d'Italia. Siamo partiti proprio dal Piemonte. E allora vogliamo sapere anche la sua opinione in merito alla situazione della FISE, della Federazione Italiana Sport Equestre, che in questo momento vessa in cattive condizioni di salute. Ma il problema è pesante nell'organizzazione del nostro mondo equestre. Il fatto di non avere tuttora un presidente inficia tutte le organizzazioni. Tutti stiamo aspettando la designazione del nuovo presidente. Valutazione. L'importante a mio avviso è che ci sia un presidente preparato, che sappia parlare di cavallo ovviamente, e che abbia anche un ascendente nell'interno delle CONI, perché tutti sappiamo che la parte economica è gestita materialmente dal CONI. Quindi speriamo di avere un presidente valido che si possa riportare al mondo che c'era una volta. Certo, agli antichi allori, come si suol dire. Ecco, se io le cito il nome dei quattro candidati alla presidenza: Antonella Dallari, Cicco Galeazzi, Marco Di Paola e il Cavaliere Orlandi, lei si sentirebbe di esporsi, di tracciare un ritratto, piuttosto che dare semplicemente un giudizio, un'opinione su di loro? Ma io li conosco, sono quattro persone valide, onestamente. Mettere sulla bilancia più uno più l'altro, io non lo farei assolutamente. No, ma sicuramente hanno delle caratteristiche, delle ognuno peculiarità. Ognuno ha le sue caratteristiche. Sono quattro persone valide. Nel mondo particolare Orlandi è da un sacco di tempo che vive con i cavalli, in mezzo ai cavalli. Quindi a questo punto è una valutazione. Cioè, non mi sento di bocciare nessuno, onestamente. Come dicevo, ho aperto il discorso. Che sia una persona valida, che sia nel mondo del cavallo, e abbia un ascendente anche all'interno del CONI, perché senza contatto col CONI stiamo punto da capo. E poi che ci sia una certa trasparenza, dato questo buco da quasi 10 milioni di euro. Esattamente, questa è una realtà, purtroppo abbiamo perso molto spazio, siamo tutti quanti in attesa di questa realtà, che avvenga quanto prima, speriamo bene. Bene, allora io ringrazio il generale Angelo Di Staso per essere stato in nostra compagnia. Naturalmente in bocca al lupo per l'inaugurazione della Scuola Nazionale di Equitazione. Cercheremo di fare il possibile per esserci. Allora da Francesca Ciaien. Ma io vorrei aggiungere una cosa. Spero che il nuovo presidente, spero di vederlo quanto prima qui nell'organizzazione di questa scuola, perché è una cosa grossa. Ha fatto è un bene. Impegno enorme anche della nostra città.
Ha fatto bene a puntualizzarlo. Molto, e sarebbe l'ideale di averli qui quanto prima. Possibilmente tutte e quattro. Bene, allora da Francesca Chayenne per l'Opinione Equestre è tutto, grazie.